Girano le due tappe umbre del Giro d'Italia, la crono Foligno-Perugia di venerdì e la Spoleto-Prati di Tivo di sabato. Seguiamo allora l'attesa per il grande appuntamento con le due ruote nella città dei due mondi. Lo facciamo con Antonello Brughini. Spoleto in maglia rosa, ma tutto è rosa nella città del festival, dove il Giro d'Italia torna dopo 17 anni. Mancano tre giorni al grande evento sportivo internazionale e l'atmosfera è elettrizzante. Tante le iniziative collaterali aspettando il giro. Noi abbiamo pensato, quando abbiamo saputo del giro qui a Spoleto, di organizzare qualcosa a completamento, quindi non solo la tappa, ben venga la tappa, ma abbiamo pensato di costruire intorno a questa tappa degli eventi collaterali, come concerti, una sfilata di moda. Abbiamo coinvolto tutti i commercianti, oltre 60 vetrine che sono state addobbate in rosa e verranno premiate dalla Confcommercio. L'ottava tappa, molto impegnativa, con arrivo in quota, partirà da qui, da Piazza Garibaldi. Sabato mattina alle 12.30 i corridori attraverseranno tutto il centro storico, prima del chilometro zero, fissato a 6,5 km da qui. A Spoleto, sabato, scuole chiuse tutte e limitazioni al traffico. In particolare, Flaminia chiusa dallo svincolo di Eggi, statale Tre Valli chiusa tra Sant'Anatolia e Vallo di Nera. C'è una grande partecipazione, insomma, una festa di popolo. Ci sarà qualche disagio, ma ci può stare. Sì, ma non più di tanto, pochissime lamentele, anzi devo dire che ci sentiamo gratificati per questo e per coloro che hanno creduto anche in quello che stavamo realizzando, perché alla fine la piazza chiusa 6 giorni, qualche problema poteva crearlo, ma devo dire che sono stati molti, molti, molti di più gli apprezzamenti piuttosto che qualche piccola lamentela. Da Spoleto a Sant'Anatolia di Narco a Monteleone di Spoleto, poi la carovana rosa entrerà nella provincia di Rieti.